Ah, lavoro sulla deriva, ultime ore prima del campionato, sei pronto? No, non sei mai pronto, perché sembra sempre che manchi qualcosa, infatti adesso stiamo carteggiando le derive che sono fatte veramente male, per cui ogni 10 giorni bisogna rifarle. No, non sono pronto, no. Pronto forse fra qualche anno, ma sarò troppo vecchio, qualcuno sarà. Magari non troverò mai il momento giusto. Dai, non essere così pessimista. No, siamo tutti un po' nervosi perché è previsto pochissimo vento. Ci siamo allenati qua per un mese con 12-15 nodi, con tanta onda. Adesso questa settimana sembra un po' particolare, per cui sta entrando, penso, questa alta pressione, addirittura fa vento da sud che qui non ha mai visto nessuno. Per cui un grande punto di domanda. Ovviamente punto di domanda per tutti. Noi ci sentivamo abbastanza forti sui 10-15 nodi, realmente probabilmente domani faremo regate con 6 e molta onda, che per ora è sempre stato un po' il nostro tallone d'Achille. Comunque vedremo, insomma, abbiamo fatto tante modifiche alla barca, le vele, stiamo cercando nuovi setting. Realmente il tornado è bellissimo quando lo scafo si alza, si ribollina anche di poppa, quando realmente hai due scafi in acqua e sei seduto sul tappeto. Diciamo, da velista non è che te la godi proprio tanto. Hai detto tornado? Sì, in acra. No, però è bello, te, sì. Non te la godi proprio tanto. Realmente la situazione accade sotto i 5 nodi, con 6 nodi già sei fuori dall'acqua con uno scafo. Certo. Però qua abbiamo fatto più di qualche prova con poco vento e là ci vuole veramente la sensibilità degli ex tornadisti, che anche con la barca sorda, perché con i due scafi in acqua penso un po', la barca va dritta, ovviamente certo. No, il timone non senti niente. E di avere un po' il sedere sensibile alla bonaccia. Per quello che hai fatto vedere recentemente, però potenzialmente potresti entrare in medal, quello sarebbe il risultato. Quello sarebbe il medal dei primi 10? Sì. Quello sarebbe un grande sogno. Adesso il primo grosso scalino ovviamente entrare nella gold, che vuol dire metà flotta, avendo 5 regate con uno scarto, e quello è il primo, diciamo, minimo aziendale per non prendere una tannica e benzina e bruciare la barca, ecco. Passato quello scalino lì, ovviamente si pensa a fare il meglio possibile. Siamo qui a pezzi da 30 giorni, siamo allenati per 20, abbiamo avuto bellissime giornate un po' meno. La cosa strana, ma sento anche i santi, i bravi, i re dei catamarani, che quando non cammini non capisci perché, tante volte non capisci neanche perché cammini. Questo è un po' il particolare di questa barca, che è strasensibile, per cui fa conto di bollina, fai circa 10 nodi, 10-11 nodi, per cui magari la rotazione dell'albero di 5 gradi sbagliata, invece di 11 nodi vai a 10, per cui pigli delle centinaia di metri, ti sembra tutto perfetto e invece deve coincidere tutto. Chiaramente là l'esperienza degli ex tornadisti penso conta, che venga fuori, ma insomma qualche soddisfazione se ne sento in questi 30 giorni. Mi sembra assolutamente di sì, ti vedo pronto, sarò qui sulla spiaggia domani ad aspettare per la regata. Grazie bene, mille. Spero di tornare con un bel sorriso. Ciao. Speriamo, ci sarò, grazie.